que é buffer? Buffer é só troca de dados. Começou? Eu vou. Ok. Ciao ragazzi! Buonasera a tutti! Allora, proviamo di nuovo, siamo tornati! Proviamo di nuovo a fare i test. Mi ascoltate e mi vedete in maniera comprensibile? Com'è la qualità e del suono e dell'audio? Ok, com'è la qualità del suono e del video? Allora, ditemi. Qualcuno può rispondermi? Mi ascoltate? Mi vedete? Come va adesso? Allora, ragazzi, quindi penso che tutto funzioni, speriamo che funzioni. Io sono qua di nuovo, dopo quasi 2 settimane, anzi, quasi 3 settimane senza notizie, senza contatti, senza live, ma sapete, la maggior parte di voi sa quello che è successo. Per fortuna stiamo tutti bene. Quindi la vita continua, grazie a Dio, stiamo tutti bene, ragazzi. Quindi è un piacere ritrovarvi qua e ricominciare. Dai, approfittiamo che abbiamo passato questo tempo distanti, per ricominciare, una nuova fase in questi nostri incontri, in queste nostre diciamo riunioni virtuali, no? In queste nostre lezioni virtuali e finalmente credo che riusciremo a inaugurare, no? A iniziare novità qui al corso di italiano. Va bene, purtroppo, come sapete, siamo ancora in mezzo alla pandemia, siamo ancora in mezzo come dire, ai problemi che ci sono qui in Brasile, ai problemi che ci sono in tutto il mondo, e quindi purtroppo le nostre lezioni presenziali non sono ancora possibili. È un dispiacere molto grande, ma purtroppo è così. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo stare attenti a non correre rischi e quindi manteniamo ancora questi nostri incontri virtuali, va bene? Sperando che, insomma, poco a poco le difficoltà tecniche che abbiamo incontrato nelle ultime lezioni siano superate. Abbiamo una nuova connessione a internet che ancora non è l'ideale, ma credo che adesso stia migliorando. Stiamo vedendo con le persone, con i tecnici. Aspetta che parlo qui con Daisy. Daisy, io sono già su YouTube. Dove sei tu? Mi stai già ascoltando? Mi stai già vedendo su YouTube? Oh, Teresa! Come stai, Teresa? Tutto bene? Che bello incontrarti qua. Che notizia! Sono molto contento che tu sia qua, anche tu, Antonio. Come sempre, grazie del vostro aiuto, della vostra amicizia. Mi avete mandato messaggi. Grazie a Dio, va tutto bene. Allora, ragazzi, noi speriamo proprio di tornare con una qualità migliore. Ok? Con una qualità migliore.
vedo che non funziona ancora tutto perfettamente, no? Cerchiamo di scoprire quali sono i problemi che affliggono le nostre trasmissioni su internet e vedo che qua la connessione va e viene, dobbiamo cercare di trovare una soluzione, va bene? Ok, no, tutto bene, grazie a Dio, tutto tranquillo. Oh, Daisy, sei qua, grazie a Dio, anche se poi. Molto bene. Ragazzi, allora, nelle prossime trasmissioni cominceremo a fare, ho imparato finalmente, no, non si finisce mai di imparare nella vita, finalmente ho imparato a usare un software che permette di trasmettere dal vivo, in diretta, anche le pagine di internet, canzoni, quindi cercheremo di arricchire questi nostri incontri bisettimanali, questi nostri incontri settimanali, no? Facciamo 2 volte alla settimana, cerchiamo di arricchire appunto con queste notizie, con questi video che prenderemo su YouTube, su internet, delle canzoni, insomma, cerchiamo di fare queste lezioni più, diciamo così, più dinamiche, no? Con più informazioni, contesti e così via. Anche quando si parla appunto di esercizi, cercheremo sempre di appunto presentarvi degli esercizi, insomma, delle cose più simpatiche, più interessanti per farvi vedere. E vedremo la possibilità nelle prossime settimane di fare anche le lezioni di italiano attraverso una delle piattaforme che, come vi ho detto, saranno utilizzate d'ora in poi. Dobbiamo, come dire, adeguarci a questa nuova realtà che è appunto il corso a distanza. Quindi useremo o la piattaforma Zoom o la piattaforma Google Meet che permette di fare una lezione a distanza. Io vi mando un piccolo indirizzo che è un invito a partecipare appunto, di una lezione su uno di questi due programmi. Probabilmente sarà su Google Meet perché è più facile da usare, insomma, non esige molte risorse. E allora potremo incontrarci a distanza attraverso questi programmi e appunto questo permette che io parli, ma che anche voi possiate parlare, perché la bellezza, no, di questi nostri incontri è appunto quello di poter ascoltare la vostra voce. Questo è il nostro obiettivo, no? Quello di ascoltare la vostra voce, sentire il vostro italiano, così potrete parlare, potrete anche voi praticare un pochino di più il vostro italiano. Quindi da questa settimana cerchiamo di fare dei test con le varie classi del corso, appunto utilizzando questi strumenti, questi programmi più specifici. E vediamo gli orari che saranno più adeguati per ogni classe per poter ricominciare. L'idea è quella di ricominciare le lezioni. Chi aveva, per esempio, la lezione di italiano 2 volte la settimana, cerchiamo di fare 2 incontri la settimana. Vediamo, dipendendo un po' dall'orario, no? Che è possibile che tutti siano presenti o comunque siano disponibili per poter parlare. Quindi cerchiamo appunto di adeguarci. Purtroppo, come vi ho detto, è passato un mese, è passato un altro mese e un altro mese, e purtroppo le cose non migliorano qui in Brasile. Poco alla volta alcune attività stanno riaprendo, ma
le scuole sono ancora chiuse e probabilmente saranno chiuse ancora per un buon tempo, no? Per un buon periodo, probabilmente ancora 2 o 3 mesi. Quindi dobbiamo ricominciare, bisogna adeguarsi a questa nuova realtà e ricominciare, capito? Per questo non abbiamo altra scelta che quella appunto di fare così, di fare queste lezioni usando appunto questi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Va bene? Volevo mostrarvi, no? Come esempio di quello che possiamo fare, è per esempio la possibilità di usare per esempio di vedere per esempio alcuni siti di internet, no? Possiamo sia ascoltare una canzone che vedere una notizia. Quindi per esempio qua io vi ho aperto il sito di La Repubblica, questo giornale che mi piace molto, leggo sempre La Repubblica quando voglio avere notizie dall'Italia. E se vedete per esempio qui c'è per esempio una notizia. Parliamo un po' di questo sito, no? La Repubblica, come vedete, c'è tanta pubblicità. Dai, vediamo di arricchire il nostro vocabolario leggendo appunto la prima pagina di questo giornale italiano. Quindi il giornale si chiama La Repubblica, vedete la data che è stampata qui sulla pagina di internet, è il 28 luglio 2020. E vedete che questo sito è stato aggiornato alle 21:29. L'ultimo aggiornamento a questo sito è avvenuto alle 21:29. È chiaro che si dice l'orario d'Italia, no? Sapete che l'Italia in questo momento è avanti, no? È avanti 4 ore alla nostra. Ecco, è stato aggiornato di nuovo mentre vi parlavo. Vedete che l'orario qui è cambiato, è stato aggiornato alle 21:44. Vedete che interessante. Guardate qui in alto a sinistra, in alto a sinistra c'è il tempo, la temperatura della città di Bologna. Guardate che interessante. A Bologna c'è il sole. E sono 35 gradi. Vediamo un po' le previsioni del tempo in Italia. Dai, così parliamo un po' anche di clima, di temperatura, un po' insomma, di come sono le cose in Italia in questo momento, no? Guardate qua. Qui, questo è il sito meteo della Repubblica, ok? Vediamo cosa dice. Ecco, vedete il mappa dell'Italia, no? L'Italia è bel tempo, ragazzi, è bel tempo praticamente, quasi tutta l'Italia. Notate che soltanto qui nel nord Italia, queste sono le regioni del nord, quindi di solito si dice nell'arco alpino, nell'arco alpino, che appunto sarebbe questa parte in cui ci sono le Alpi, qui ci sono le montagne, no, chiamate Alpi, che dividono l'Italia dal resto dell'Europa. E appunto in questa parte nord di queste regioni, qui abbiamo il Val d'Aosta, poi abbiamo il Piemonte, qui abbiamo la Lombardia e qui il Trentino Alto Adige. Soltanto nella parte nord di queste regioni che c'è tempo brutto, si vede, questo è il simbolo di pioggia, di temporale probabilmente, no? Mentre vedete che nelle altre regioni c'è praticamente molto sole, quindi il tempo è sereno,
Solo alcune regioni, alcune città che c'è un po' di nuvolo, ci sono un po' di nuvole, ma sono molte, molto poche, no? Quindi qui ci sono le principali città, vedete Bari, a Bari c'è il sole e la temperatura minima sono 22 gradi e la massima 32 gradi, ragazzi, 32 gradi. Bari si trova qui nel sud Italia. Bologna, oh ragazzi, guardate Bologna. Bologna, la temperatura minima è stata di 21 gradi e la massima di 37 gradi, ragazzi, accidenti, 37 gradi. Firenze, mamma mia, Firenze, 19 gradi e 38 gradi di massima, 19 di minima e 38 di massima. Guardate pure qua, Parma, che sono tutte le Bologna, Parma sono città che si trovano qui in Emilia-Romagna. Parma 21 gradi minima, la temperatura minima, e 37 gradi la temperatura massima. Quindi vedete che stagione siamo in Italia in questo momento. Siamo appunto in estate, quindi è estate, quindi fa caldo, no? Giustamente fa caldo, c'è il telefono che suona, ma io non rispondo. fa caldo, no? Fa molto caldo in Italia in questo momento, che è giusto perché appunto è estate. Quindi abbiamo visto le temperature di oggi e dei prossimi giorni, no? E vedete, c'è domani, dopodomani, insomma, ci sono vari giorni. E qua la notizia dice così, oh, meteo, prossimi giorni. Non solo temperature sempre più calde, ma anche temporali. Ecco cosa sta per accadere. Ecco cosa sta per accadere. Questa è una frase molto interessante. Ecco significa a chi sta, veja, né? È interessante questa parola ecco. È una parola che ha molti significati, no? Di solito serve esattamente per mostrare qualcosa, no? Quando dico ecco. Dov'è Giovanni? Eccolo qua. Dov'è Antonio? Eccolo. Ecco qui il tuo figlio. Ecco qui il tuo portafoglio. Insomma, ecco qui il tuo cellulare. È una forma di mostrare qualcosa, no? Quindi ecco cosa sta per accadere, da questa idea di olli, veja, né? A chi sta, eis aquilo che sta por acontecer, para acontecer, né? Per accadere. Accadere significa. È un sinonimo di succedere, né? Di succedere. Quindi, accadere significa acontecer. Né? Então, eis aqui, né? Então, olha o que está para acontecer. Passano i giorni e l'atmosfera si fa via via sempre più calda e soffocante. Il promontorio di alta pressione, subtropicale, qui abbondano i termini tecnici, presente sul nostro paese, ha ormai raggiunto il suo obiettivo. Vabbè, così sta parlando probabilmente che questa alta pressione mantiene, no, quindi le nuvole distanti e quindi la temperatura calda perché c'è il sole. Quindi passano i giorni e l'atmosfera si fa via via sempre più calda e soffocante. Guardate questa espressione, molto interessante, eh? Via via sempre più calda e soffocante. Via via significa sempre mais, cada vez mais, né? Crescendo, né? Via via sempre più calda e soffocante, no? Passo a passo, via via. Molto interessante questa notizia e questo italiano che abbiamo incontrato qui, no? Molto bene. Tornando al nostro sito di Repubblica. No? Vediamo qua, vedete che qui in Italia le principali notizie parlano ancora di notizie chiaramente politica, no? Stiamo parlando sempre di politica e la preoccupazione, no? Perché in Italia sono molto preoccupati perché appunto il virus. No? Ancora circola, quindi aspetta che torno qui alla nostra notizia. Il virus circola ancora, vedete? Il governo Conte è il primo ministro italiano, Giuseppe Conte.
Lui dice così: il virus circola ancora. Sto leggendo la notizia qua. Il virus circola ancora. E il Senato approva la proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre. Quello è successo. Anche qui in Brasile, in quasi tutti i paesi, gli esecutivi, no? I governi hanno adottato misure straordinarie e quindi hanno adottato, determinato degli stati di emergenza, no? Qui in Italia, in Brasile, l'approvazione di questo stato di emergenza permette che l'esecutivo possa, come dire, adoperarsi, possa realizzare determinate, prendere determinate decisioni di forma più spedita, più veloce, no? E in Italia stanno prorogando questo stato d'emergenza fino al 15 ottobre perché c'è ancora l'emergenza, anche se in Italia le attività praticamente sono quasi tutte tornate, soltanto la scuola e qualche altra attività non è ancora tornata alla normalità, comunque c'è ancora il pericolo che la pandemia ritorni perché appunto il virus circola ancora. Purtroppo questa è la realtà. Un'occhiata qui a come siete, sì, ecco qua, vedete se. Oh, molto bene, Enrique e Marzia, ho visto che siete anche voi qua, grazie. Torno qui al nostro giornale, vediamo qua qualche altra notizia che ci interessa, cerchiamo una notizia più interessante, no? Abbiamo visto, non so se avete visto, ma sicuramente avete accompagnato le notizie, la Juventus, che è la squadra di calcio italiana, ha vinto lo scudetto, il campionato di calcio italiano, ha vinto lo scudetto per la nona volta consecutiva, quindi è una cosa, come dire, monotona, no? Perché la Juventus, continua a vincere gli scudetti, no? Il campionato di calcio, lo scudetto, per la nona volta, quindi sono 9 anni che la Juventus è la regina d'Italia, va bene, quindi non ci sono molte novità da questo punto di vista, no? Non so per quale squadra fate il tifo. Io facevo il tifo per la Juve, per la Juventus, però ero molto mi era molto simpatica il Napoli. Mi era molto simpatico quando sono arrivato in Italia tanti anni fa. Era una bella squadra con Maradona, Careca, insomma. C'erano grandi, grandi giocatori. Ecco, diamo un'occhiata qua. C'era una notizia che parlava appunto di. Ecco qua, vediamo qua una notizia che mi faceva più interessante. Che parlava appunto del basilico. Dov'è la notizia qua? Vediamo qua. Parliamo di cose belle, no? Vediamo qua. Oh, perfetto. Parliamo di viaggi, no? Ho visto questa notizia qua che parla di piccole città. Quindi c'è una classifica, c'è la classifica in Italia di piccole città, piccoli borghi. Sapete che l'Italia è una costellazione di piccole città. La bellezza dell'Italia, appunto, è il fatto di avere questi piccoli paesi. La parola paese in italiano significa sia la nazione, il paese grande, ma anche la piccola città, il piccolo villaggio, il piccolo borgo. E quindi l'Italia ha tante città, tantissimi comuni, no? È un paese, no? Ve lo dico sempre, è un paese molto piccolo. L'Italia è 28 volte più piccolo del Brasile, quindi ha una superficie molto piccola. Ma dentro l'Italia ci sono molti piccoli paesi, piccole città che sono molto belle e che molto spesso non sono conosciute dai turisti. Di solito i turisti quando vanno in Italia cercano di appunto di conoscere, di vedere le città più importanti, ci mancherebbe altro, no? Quando una persona va in Italia vuole appunto conoscere Venezia, vuole conoscere Firenze,
Milano, Roma, no? Quindi sono le città diciamo così, più conosciute, no? Come dire, più famose, no? Di solito si va sempre in queste città. Solo che, appunto, se magari si esce da queste città, da questo circuito tradizionale, si scopre un'Italia fatta, no? Da piccole città, piccoli borghi, che sono bellissimi, sono posti che ci lasciano stupefatti dalla grande bellezza. Quindi c'è questa classifica qui che è annunciata qui dalla Repubblica, da questo giornale, che appunto parla di piccoli borghi, piccole città che sono molto belle dal punto di vista, no, del turismo, dell'insieme architettonico, urbanistico, ma che sono anche città sostenibili, sono campioni di sostenibilità. Quindi vedete, qui si parla appunto di queste città, appunto piccole città che sono davvero molto belle, che hanno questa parte della natura molto protetta. Quindi è una cosa molto, molto bello quando si va a viaggiare in Italia, cercare anche di scoprire questo altro lato dell'Italia, che è la bellezza appunto naturale, perché l'Italia non è soltanto la città, le città d'arte, ma anche queste piccoli borghi, piccole città che hanno appunto questa bellezza e questa, diciamo così, questa capacità di equilibrio tra il mondo urbano e la natura. Quindi è una cosa molto, molto bella, molto interessante e che ci serve molto che ci insegna, no? Una forma di insegnare, no? Di trasmettere questa necessità di trovare l'equilibrio tra mondo urbano e mondo naturale, mondo sostenibile, no? Mondo rurale, no? Agrario, come in queste città, in questa classifica che qui vediamo se c'è qua, là. E c'erano soltanto alcune fotografie di queste città. Molto bene, torniamo qui intanto rispondo qui a Antonio. Antonio mi ha chiesto se via via può essere gradualmente. Sicuro? Sicuro, sicuro, bravo, bravo. Rispondo qua. Molto bene, bravo, bravissimo Antonio. Via via, poco alla volta sarebbe un sinonimo, no? Di via via, sempre mais, gradualmente. Molto bene, bravissimo Antonio. Vediamo di trovare qualche altra notizia interessante qui sul sito La Repubblica che sia interessante da commentare, e cerchiamo qualche notizia buona e non notizie tristi, vediamo qua, perché sono, al solito i giornali hanno sempre notizie non molto allegre, no? Vediamo qua di trovare una notizia di ecco, uno speciale qui parla, oh, guarda qua, ecco, parliamo, quando vogliamo parlare di cose buone, di che cosa parliamo? Parliamo di mangiare, parliamo di cibo, va bene? Qui ecco, qui questa parte del sito di La Repubblica parla appunto del basilico genovese. Cos'è il basilico, ragazzi? Cos'è il basilico? Il basilico, appunto, è un manjericão, è verdade? È un tipico tempero di comida, di pratos italianos, né? Eu, por exemplo, lá em casa tenho vários pés de basilico, de manjericão. Embora existem vários tipos, né? Eu aprendi isso há pouco tempo pesquisando, eu vi que, na realidade, o que tem mais lá em casa é um manjericão que nós chamamos aqui de alfavaca, não é bem o manjericão original. Estou tentando plantar assim o manjericão mais tradicional italiano, mas o sabor é bem parecido, né? Fica uma delícia na pizza e no macarrão. E appunto, allora,
Il basilico qua, la notizia parla appunto del basilico genovese, appunto della regione, della città di Genova, che è Orgoglio DOP. DOP è una sigla che indica un tipo di come dire, qualità del prodotto, no? Che di solito quel prodotto è di una determinata origine, si può, quella, aquella vera storia do queijo parmesão, né? Vocês se lembram que o parmesão, né, il parmigiano, è un tipo di formaggio che viene da una determinata regione italiana. Solo che dopo si è cominciato a chiamare di parmigiano, parmesano in portoghese, qualsiasi formaggio che si assomigliasse al parmigiano. E questo è, diciamo così, una, come dire, dopo un po' è stato considerato una cosa illegale perché appunto bisogna proteggere il prodotto di una determinata regione. Vale la stessa cosa, per esempio, per prodotti brasiliani. In Brasile abbiamo dei prodotti che sono tipici brasiliani, come il caffè, non so, la cachaça, no? La canna da zucchero, la cachaça, infine, alcuni formaggi pure, no? E che è giusto che questi produttori, questo tipo di prodotto, abbiano una certa protezione, perché là nessuno possa fare un'imitazione. Quindi vedete, c'è un tipo di basilico che ha ricevuto questa etichettatura, no? Come dire, questa denominazione di origine, questa forma, questo marchio, per appunto essere protetto. Quindi il basilico genovese, Orgoglio DOP, DOP è questa sigla, se non mi ingano DOP significa denominazione di origine protetta, che appunto c'è lì tutta una serie di regole per la produzione di questo tipo di prodotto. Così profumato può crescere solo in Liguria. La Liguria è appunto la regione dove si trova la città di Genova. Guardiamo qua un mappa dell'Italia. Questo mappa, per esempio, qui, se guardiamo questo mappa qua, la Liguria è appunto questa regione qui. Vedete che cerco su YouTube Liguria, vediamo se trovo qualche immagine più bella della Liguria, così potete vedere dove si trova la Liguria. Appunto, la Liguria è appunto questa regione. Qui abbiamo una mappa più, vediamo se troviamo qua. Ecco, mettiamo qua, facciamo l'immagine dal satellite. E appunto la Liguria è appunto questa regione qua, qui è l'Italia, va bene? Dai, che facciamo una passeggiata per l'Italia, no? Passeggiata virtuale per l'Italia, guardate che forte, no? Che forte questo tipo di tecnologia, no? Qui vedete c'è la Liguria, questa regione qua, è una regione molto molto piccola, no? È fatta di colline, di montagne e colline che danno sul mare, e appunto la capitale della Liguria è la città di Genova, da dove molti italiani sono venuti, dove molti italiani prendevano le navi al porto di Genova per venire appunto qui in Brasile, in America e così via. Molto bene. Appunto, la Liguria è questa regione molto, molto bella, molto carina. E appunto questa notizia del giornale La Repubblica dice che appunto il basilico, questo prodotto tipico italiano, può essere chiamato soltanto così, se viene piantato in Liguria, appunto. Va bene? Aspetta che leggo un po' la parte iniziale della notizia. La certificazione, appunto, DOP è una certificazione, sancisce l'ambiente mediterraneo della regione, la regione Liguria, unito alle tecniche tradizionali tramandate negli anni,
come l'unico capace di dare origine a questo prodotto inimitabile, indispensabile per fare il pesto, ma perfetto anche per dolci, gelate e salse fresche e gelate, dovrei dire gelati. Molto bene, quindi guardate che interessante, il basilico ha ricevuto una certificazione. Appunto di certificazione si sta parlando, il basilico prodotto in Liguria ha ricevuto una certificazione, quindi notate cosa vuol dire questo? Che questo prodotto, il basilico venduto, piantato e coltivato secondo delle tecniche specifiche, sono tecniche tradizionali, tramandate negli anni, no? Una cosa tramandata significa che è stata passata adiante, lusanus, né? Questo prodotto, questo basilico può appunto ricevere questo nome di basilico genovese soltanto se viene prodotto in questa regione secondo questi riti, queste metodologie. E il basilico, come sapete, è un prodotto tipico italiano, è una salsa tipica italiana, si usa per fare, no, la pasta asciutta, la pizza margherita. A me piace, per esempio, mettere molto negli spaghetti al sugo di pomodoro, metto sempre il basilico. Daisy, Antonio, che siete quasi tutti, no, che mi state ascoltando qui, che ho visto, siete grandi cuochi, siete specializzati nella cucina italiana, no? Siete molto più bravi di me. Ma uno dei piatti più famosi che si fa col basilico è appunto il pesto. Cos'è il pesto, ragazzi? Dai, diamo un'occhiata al pesto. Oh, ecco qua, vediamo delle immagini del pesto. Il pesto è appunto questo tipico sugo, no? Questo tipico condimento che si fa in Liguria, in Genova, tanto che si dice, no, che è il pesto alla genovese, il pesto genovese, no? E che appunto si ottiene attraverso il pesto, no? Il pestaggio, no? Il pestare, apertaggi, di spremere, no? Con uno strumento di legno, insomma, comunque, non solo di legno, ma comunque, come si fa qui in Brasile con l'aglio, no? Quindi si fa questo pesto premendo contro il basilico, c'è l'aglio, ci sono pure delle noci, no? Delle noci. E insomma, qui in Brasile si cerca di trovare dei sostituti alla ricetta tradizionale. Vediamo qua, ecco. Vediamo una ricetta qua, una ricetta così, fine. Fantastico. Aspetta un attimo. Va tutto bene, perfetto. Per un momento mi è sembrato che non andasse bene la cosa. Enrica, hai ritirato? Non è Cinque Terre, Regione delle Cinque Terre? Sì, dai, cerchiamo qua, le Cinque Terre. Cinque Terre è tra la Liguria e la Toscana, vero? Vediamo qua, Cinque Terre. Dove si trova Cinque Terre, Enrica? Adesso mi è venuto anche un dubbio, guardate. Ecco, sì, si trova appunto guardate le immagini, che cosa bella. Ah, sì, hai corretto, bravo, bravo. Eh sì, regione con una G solo, bravo Enrique, bravissimo. Guardate che spettacolo, ragazzi, ma che cosa meravigliosa, eh? Come si può, no? Mamma mia. Guardate che immagini bellissime di Cinque Terre, no? Queste case, queste case, queste città di strapiombo sul mare, guardate che fantastico, no? E appunto si trova tra la Liguria e la Toscana. Ma dai, torniamo alla ricetta, così finiamo il nostro incontro di oggi, dai, che è stato così, è stato un piacere, è un grande piacere rincontrarci qua dopo tanto tempo e parlando delle cose più belle del mondo, no? L'Italia, le città italiane, la bellezza dell'Italia. E
e della cucina italiana. Ok, vediamo questa ricetta, così vi insegno, chi sono io per insegnare, no? Allora, vediamo questo testo così pratichiamo un po' anche la lettura. Come fare il pesto alla genovese in casa? Il pesto alla genovese è uno dei condimenti più conosciuti e apprezzati al mondo. È una salsa a base di basilico, pinoli, aglio e formaggio, e anche di olio extravergine d'oliva, olio d'oliva, no? Il pesto genovese, la genovese è ideale per condire la pasta, riso, lasagne o per preparare gustose insalate fredde. Non sapevo, si può usare pure sull'insalata. Ragazzi, quando arrivo a casa mi faccio, non so se mia moglie mi sta ascoltando, mi dispiace, so che sei a dieta, ma quando arrivo a casa mi faccio un bel piatto di spaghetti al pesto, dai, spaghetti al pesto, sono felice. E vi ricordo che cosa possiamo, non so se Antonio si ricorda, di questi ingredienti, no? Abbiamo il basilico, abbiamo l'aglio, il formaggio, abbiamo, sì, abbiamo il formaggio, dai. I pinoli, che cosa possiamo, come possiamo sostituire i pinoli? Che qua è venuta una cosa davanti, cos'è questa? Ah sì, no, come si fa? Lo sto vedendo qua, sto vedendo qua. Ah, Per sì. accompagnare le risposte della... così non penso, non devo cambiare, no? Molto bene, sta vedendo bene, no? Sto chiedendo a Igor se va tutto bene con la trasmissione. Allora, che cosa, l'unica cosa, la cosa più difficile è quella di trovare un sostituto per i pinoli. I pinoli sono pignon, no? Non so, dopo mi dite voi che cosa Daisy, Enrique, Antonio, Teresa, non so chi altri sono qua, che cosa usate al posto dei pinoli? I pinoli sono come fosse sono pignons, então, non so se tem gente che usa nozes no lugar do pinoli. Vediamo, dopo mi date l'idea. E guardate. Gli ingredienti, no? 80 grammi di basilico, uno spicchio d'aglio, 40 grammi di parmigiano grattugiato, no? Che è halado, 30, scusate, mi è venuta fame, quasi passano mal di fame qui. 30 grammi di pecorino grattugiato, che è un altro tipo di formaggio, va bene, qui non abbiamo questi formaggi, ma dai, improvvisiamo. 30 grammi di pinoli, un bicchiere d'olio d'oliva extravergine, no? Sale grosso, oh, sale grosso, interessante. Quanto basta? Ma guardate che interessante questa espressione qua. Q.B. Quanto basta? Sale grosso, quanto basta? Intanto, mettete il sale conforme come dire, la vostra idea. Vedo che Daisy ha scritto che lei al posto dei pinoli usa nozes. Bella, buona idea, buona idea. Proviamo allora, proviamo. Io sono così felice di essere tornato a parlare con voi che mi è venuta fame e allora arrivo a casa e faccio spaghetti al pesto. E come, qual è il metodo di preparazione? Dai, vediamo di vedere come Ah, guarda, qui uso metodo diverso da quel metodo tradizionale che è quello di, come dire, pestare, no? Perché si chiama pesto, di pestare gli ingredienti, si fa con il frullatore. Frullatore, difficile pronunciare, no? Il frullatore è basicamente come si chiama? Ah, Teresa Lucia ha detto castagna do Pará. Interessante, è una buona idea anche tu, castagna, no, Antonio? Quindi nozze, castagne, questi possono essere i sostituti dei pinoli. Qui la ricetta la si fa col mixer, no? Come si dice frullatore in portoghese? Battedora, no? Porca miseria, mi sono dimenticato. Come si dice frullatore, ma sapete cos'è, no? C'è una cosa interessante. Prima di iniziare a frullare, fai raffreddare il bicchiere del mixer con tutti gli ingredienti del frigorifero. Questo passaggio è importante per evitare di surriscaldare la salsa e perdere parte del suo aroma. Che interessante! Quindi si mette tutti gli ingredienti dentro al bicchiere del mixer,
frullatore, si mette in frigo, in frigorifero, nel frigo, per poter raffreddare e non perdere la bellezza, l'aroma. Molto bene, si lava, si asciuga bene le foglie di basilico, mette nel mixer i pinoli, lo spicchio d'aglio, sbucciato, il sale grosso, inizia a frullare. Interessante che si fa prima solo con questi ingredienti. Fai girare il lame per pochi secondi e ripeti l'operazione più volte. Frullare in una sola sessione fa surriscaldare le lame del robot, rischiando di bruciare il pesto. Che interessante, il pestato. Quindi guardate, l'idea che dà questa ricetta è quella di frullare poco alla volta. Quindi fai girare un pochino, ti fermi, fai girare un altro po' per non scaldare troppo. Interessante. Aggiungi le foglie di basilico e una parte d'olio d'oliva. Continua a frullare allo stesso modo, aggiungendo poco olio alla volta. Alla fine, no, aggiungi il parmigiano e il pecorino grattugiato, figura 3, questa qui, e continua a frullare, aggiungendo un po' d'olio d'oliva fino ad ottenere una crema omogenea. Il pesto può essere conservato per un paio di giorni in frigorifero, coperto da uno strato d'olio. Va bene, ragazzi, allora la sfida per questa sera è, vediamo chi, facciamo così adesso, facciamo così. Cercate di fare oggi o domani, prima di giovedì, vediamo chi fa il pesto alla genovese, mandate una fotografia, va bene? Fate così, facciamo così, allora, vi chiedo di fare il pesto alla genovese oggi o domani, insomma, comunque prima della nostro prossimo incontro, giovedì prossimo alle 4:30. Fate le fotografie, mi mandate per WhatsApp, per email, e io ve le mostro qui alla nostra lezione. Vediamo chi ha fatto il pesto. Non dico più gustoso perché non possiamo sperimentare, almeno più bello, va bene? Quindi abbiamo lanciato la sfida, abbiamo una sfida, quella di fare questa ricetta. Quindi abbiamo visto questa ricetta oggi, come vedete qui, dopo vi metto il link di questa ricetta su YouTube, va bene? Ecco, la metto anche adesso, guardate qua, la metto in questo momento, scrivo qua, oh. Va bene? Scrivo qua e cerchiamo di appunto di fare, cerchiamo di fare questa ricetta, ok? Per la prossima lezione, per il prossimo incontro, vediamo chi di voi farà la ricetta più bella, più buona, insomma. Se volete inviarmi pure, così posso sperimentare, fate pure. Va bene, io cercherò nel mio piccolo di fare oggi, arrivando stasera a casa, io cercherò di fare questa ricetta che sembra molto facile e mi è venuta proprio davvero fame parlando con voi di questa ricetta. Ragazzi, per oggi basta, no? Va bene, per oggi ci siamo incontrati, ha funzionato, più o meno credo che abbia funzionato, dopo rivediamo questo video. Per vedere se ha funzionato sempre, se questa è la posizione migliore per poter avere l'accesso a internet, se sta funzionando, se questa idea di passarvi le pagine su internet, stiamo pensando anche di fare questo con le canzoni. No, ragazzi, quindi vamos ver se funziona di vicino all'aula di oggi, all'incontro di oggi, nella realtà, ma con aquela proposta que eu falei com vocês no início da nossa aula. Além, então, de melhorar essa transmissão que a gente faz duas vezes por semana, ao vivo, com transmitindo, então, páginas comentando, né, notícias, textos de música, enfim, receitas, como fizemos hoje, a ideia também é aquela de usar
ou a plataforma Zoom ou o Google Meet para poder ter então essa aula interativa para que vocês possam também participar, vocês possam também falar comigo, eu possa ouvir a voz de vocês, ok? Então, mais uma vez, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. Grazie davvero per la vostra pazienza, per la vostra amicizia, di non avermi abbandonato. come sapete, abbiamo avuto un po' di difficoltà a casa, ma per fortuna, grazie a Dio, mia moglie sta bene, le bambine stanno bene, stiamo tutti bene. Va bene? Quindi forza e coraggio, che adesso le cose miglioreranno, andrà tutto bene, ok? Grazie ancora una volta, e insomma, è stato un piacere. Molto grande essere qui con voi ancora una volta. Va bene, ci vediamo a breve. Chiudiamo qua. Va bene. Ah no, Teresa Lucia ha detto: non abbiamo. Ecco, scusate, ho visto i messaggi. Non abbiamo pecorino in Brasile. È vero, non abbiamo pecorino, non abbiamo nemmeno. Lo si può comprare nel supermercato. È molto caro, ragazzi. Non comprate pecorino, nemmeno il parmigiano italiano che viene dall'Italia, è caro. Improvvisiamo, cerchiamo di trovare dei sostituti brasiliani. Il pecorino è un formaggio dal sapore molto forte, quindi è molto simile al parmigiano. Quindi cerchiamo di trovare, credo che sia possibile trovare dei sostituti brasiliani. Ricordatevi che il sapore è forte, quindi è appunto questa l'idea di questo tipo di formaggio. Va bene, grazie ancora una volta della vostra amicizia. È stato un piacere e chiudiamo qua. Arrivederci. Scrivo bene. Arrivederci alla prossima volta. Ciao ciao.